Una delle obiezioni che è stata fatta al candidato Minicucci, uno dei motivi per il presidente, ma lui poi è stato dall'altra parte, si è diretto, però no, è andato 3 chilometri più là, insomma, discussioni che a volte sono un po' strumentali, no? E io devo dire che questa città è stata gestita in questi anni da uno che, insomma, no, non c'aveva bisogno di presentazioni, un delfino, cioè quindi con una storia alle spalle. L'esito qual è? Allora è meglio provare un tecnico che ama questa terra e che viene con delle competenze piuttosto che uno che dice io sto qua, vengo da come c'è una storia, poi siamo arrivati, siete arrivati, è arrivata, dico siamo, mi sento come voi, al 102° posto Reggio Calabria della classifica delle città. Ora conta questo o, come dire, dato l'albero genealogico?